Non è facile fare delle battute sulla AIDS o sull'HIV, ma non è stata un'idea mia, ma dell'NPS, la quale ha fatto questi video bellissimi che si vedono dentro la metropolitana. E allora, cercando un pochettino nella rete, ho scoperto che ci sono molti modi di fare delle battute in maniera didattica. Ho detto, allora ci devo provare pure io. Vogliamo cominciare? Cioè, vedete, ma quella di Das, quella di Das è la peste del secolo. E invece non è vero. Non è vero, soprattutto a Napoli, dove ci sta l'epatite virale C, che si infetta molto più facilmente e fa pertanto molti più morti dell'HIV. Solo che però si infetta nello stesso modo, cioè facendo sesso. E quindi basta usare un preservativo per evitare tanto l'AIDS quanto l'epatite virale C. Ma voi lo sapete usare un preservativo? No, perché io a volte mi confondo. Non ho mai capito da quale lato si apre e da quale lato si chiude. E allora, sapete come risolvo? Lo do a qualcun altro e gli dico di usarlo con me. Vabbè, quelle rare volte che mi capita. Oggi è il 1º di dicembre. Ma potrebbe anche essere il 3 luglio quando vedete questo video. E anzi, forse sarebbe anche meglio che lo guardaste prima di andare in vacanza. Così non vi dimenticherete di portarvi il preservativo in vacanza dentro la valigia, ecco. E non quelli che sono già stati utilizzati. E soprattutto ricordatevi una persona, un pene, un preservativo. Anche se avete più possibilità nell'arco della stessa notte, un pene, una persona, un preservativo, le tre P della prevenzione. Fate spesso il test del kiwi? Fate spesso il test del kiwi? E allora siamo alla frutta! Vuol dire che non avete capito niente. Mica bisogna una continuazione fare il test dell'HIV per sapere se ha o meno l'HIV. No! Bisogna usare il preservativo. Il test dell'HIV lo devono fare quelli che si sono dimenticati di usare il preservativo. Ci sono 4.000 persone che prendono l'AIDS in fase conclamata e lo scoprono in Italia. Ci sono almeno 40.000 persone che hanno l'HIV e non si vede e dovrebbero usare sempre il preservativo e lo scoprono solamente dopo, quando stanno già in fase AIDS, mentre avrebbero dovuto fare il test del kiwi, il test dell'HIV. Ma uno come fa a saperlo? È semplice, basta ricordarsi, ho fatto sempre uso del preservativo? No! E allora devo fare il test dell'HIV, vacci subito, perché se sei una di quelle 40.000 persone, hai presente, per avere futuro si tratta di 10-20 anni della tua vita, è un bel regalo, mi sembra che sia uno scambio equo. Dicono che sia tutta colpa di un certo Gaetano Dagas. Dagas, Dugas, Dugas. E chi lo capisce questo americano? Un'altra delle fantasie che sta nella capa della gente è che ci sia stato negli anni 80 un paziente zero, un pochettino come dentro all'ebola. Ma che ce ne importa a noi dell'ebola, quando abbiamo l'epatite C e l'HIV che si stanno diffondendo e che le dobbiamo fermare? Povero Gaetano Dagas, un capo allora, addirittura quello aveva fatto sesso con una scimmia. Ma vi pare possibile? E addirittura che Gaetano Dagas avesse infettato quasi 200 persone, ma secondo voi, in un'epoca in cui non c'erano nemmeno le pillole per curarsi, quello non teneva niente da fare che mettersi a fare sesso con 200 persone, ma veramente non aveva proprio tempo materiale. E invece no, se è vero che l'HIV e l'AIDS nascono in Africa e ci azzecca pure una scimmia, la storia è tutta un'altra e comincia molti anni prima, perché per diffondersi una malattia ci mette tempo, veramente tempo. Successe addirittura negli anni 20, perché io non faccio lezioni di cronaca, questa è una lezione di storia. Negli anni 20, quando in Italia si ballava ancora in Charleston, successe che in Africa, tra il Camerun e il Congo, ci fosse una scimmia che ha incontrato un uomo. E cosa succede quando una scimmia incontra un uomo in Africa? Che la scimmia se mozzica l'uomo. Ricordatevelo pure voi, le scimmie mozzicano, sono pericolose. Oppure può pure essere che l'uomo
Ha incontrato una scimmia e siccome teneva fame, l'ha accisa e se l'è mangiata. Può essere perché in Africa c'è la fame, mica di che. Ah, oh. Eh sì, ma è per questo motivo che in Africa c'è ancora tanto HIV-AIDS. Non è mica solamente colpa della Chiesa che non dice che bisogna utilizzare il preservativo per salvarsi la vita. Eh no, è colpa del fatto che lì l'HIV esiste addirittura dagli anni 20 e si è diffusa facendo sesso gli uni con gli altri. E questo ovviamente ha fatto sì che fossero anche moltissime donne a prendersi l'HIV. Eh sì, anche le donne devono farsi il test dell'HIV. Sì. Ma non le lesbiche, non quelle che fanno sesso solo tra lesbiche e non hanno nemmeno avuto trasfusioni prima degli anni 90 e non hanno nemmeno fatto uso delle siringhe per drogarsi. Insomma, tranne le lesbiche, brave ragazze che fanno solamente sesso tra lesbiche, se sei una donna devi usare il preservativo e se te lo sei dimenticato devi fare il test dell'HIV. Ma mica è difficile, se lo sarebbe ricordato anche Gaetano Dagas di fare il test dell'HIV. No, però sicuramente si è dimenticato di usare il preservativo, eh. Su questo Gaetano Dagas ha sbagliato. E perché non l'ha utilizzato? Dico io, il preservativo mica l'hanno inventata l'AIDS, la Lila o l'Arcigay. Ma no, nemmeno l'NPS. Eh no, il preservativo l'hanno inventato i romani. Certo, non l'hanno fatto per evitare le malattie, neanche lo sapevano, l'hanno fatto per evitare le gravidanze. Ma una volta che i romani l'hanno inventato e che noi sappiamo che serve per evitare le malattie sessualmente trasmissibili, Gaetano è buono, dico io, ma ci mettete molto a utilizzare un preservativo? O no? Ah, Gaetano, Gaetano, ma voi ci pensate? Se succedeva che l'HIV scoppiava a Napoli? Gaetano è buono, sai come ci azzuppava la stampa? Sai come ci azzuppava la Lega Nord? E invece no, qua di dasse peste del secolo, e invece no, la peste vera, quella che ha fatto strage, venne dal nord. E anche la spagnola mica è venuta da Napoli. Vabbè, sì, ai tempi del colera, tipo negli anni 70, ma pure su quelle ci sono un sacco di fantasie. A Napoli, appena negli anni 70 è scoppiato il colera, subito l'abbiamo debellate. I morti sono stati meno di 30, quando nello stesso anno di influenza di morti ce ne furono più di 100. E per favore, statevi attenti, se avete un rischio o se siete persone anziane, fatela la vaccinazione, perché le persone muoiono di influenza, rischiamo migliaia di morti se non si fanno le vaccinazioni e lasciamo perdere quei due o tre, che se ci sta qualche colpevole, se ne andai belle che in galera, perché queste case farmaceutiche ci azzuppano. Facciamo la prevenzione quando ci sarà il vaccino. E intanto il preservativo. Belle questo simboletto. Sembra alla moda, però ricordatevelo, non va messo sul rosso. Eh sì, guarda qua, non si vede. Guarda quest'altro, nemmeno si vede. Basta metterlo su un altro colore ed è subito di moda. Questo è il colore per la lotta all'HIV. No, no, questo è il contenitore di un preservativo. E voi non lo volete usare. Sì, si stanno pure diffondendo i parti di quelli, olè, pigliamocela l'HIV, tanto se dobbiamo morire a Mamuri, eh. Certo, se ti buttano sotto una macchina e a pure Mamuri, ma il casco, se vai in motocicletta, te lo metti e ti salva la vita, e allora il preservativo, se te lo metti, ti salva la vita dall'epatite C, dall'AIDS e da un'altra serie di brutte malattie. E ci stanno pure quelli che fanno il bareback mountain. Bareback sarebbe il sesso a pelo. Ma allora voi siete proprio ciecate totali peggio di me. Il pelo. Scusatemi, non è per vedere il pelo nell'uovo, ma voi un pelo sopra il pene l'avete mai visto?